Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Conoscere il passato per vivere al meglio il presente e costruire un futuro senza errori, violenze e massacri. Il 27 gennaio si celebra il giorno della memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. È stato così designato dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1 novembre 2005 durante la 42esima riunione plenaria. La risoluzione fu preceduta da una sessione speciale tenuta il 24 gennaio dello stesso anno, durante la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite celebrò il 67esimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'Olocausto. In tutta Italia numerose le manifestazioni, così come anche a Napoli, con la presenza dell'assessore Alessandra Clemente. Ascoltiamo le voci dei protagonisti. La giornata della memoria è per la città di Napoli un impegno oggi per il nostro progetto di presente. Memoria infatti delle grandi ingiustizie del passato vuol dire impegnarci oggi affinché non accada più ad altri ciò che è accaduto alla comunità ebraica. Oggi questo impegno di memoria passa attraverso le mura, i luoghi, le piazze, gli slarghi, i nomi della città di Napoli. Dare un nome alle cose è importante. Infatti pensiamoci cosa fu fatto quando venivano deportati gli ebrei nei campi di concentramento. Gli veniva tolto il nome e quel nome diventava un numero sul loro braccio. Ecco, i nomi sono la nostra storia e la nostra identità ed è dal Borgo Refici per Luciana Pacifici che inizia la nostra giornata, una giornata che la città di Napoli e tutte le istituzioni hanno dedicato a questo segno così vivo della memoria. Poco più di un anno fa abbiamo voluto che anche la città di Napoli avesse le proprie pietre d'inciampo che ricordano nomi, cognomi, biografie di 9 persone, donne, uomini e bambini che da questo portone, quello che è alle mie spalle, hanno iniziato il proprio calvario, la propria fuga da Napoli, dalla nostra città, che poi li ha portati a morire in un campo di sterminio. Il 27 gennaio è un giorno necessario per il nostro essere cittadini di un paese libero e democratico, ma soprattutto di un'Europa libera e democratica. Oggi noi non dobbiamo immaginare che sia una giornata di celebrazioni formali, ma una giornata di esercizio vero, di memoria storica e collettiva. Se noi non siamo e non ci sentiamo, ognuno di noi ambasciatori di questa memoria, che significa andare nei luoghi della formazione, le scuole adesso sono in parte chiuse e quindi è ancora più importante farlo con le giovani generazioni, nei luoghi della formazione, della cultura, raccontare quello che è successo, la più grande sospensione di diritti umani della storia dell'umanità, la più grande tragedia dell'umanità, nei campi di sterminio l'umanità è morta. Allora questo esercizio ci serve a sapere come si fa a non far accadere mai più episodi drammatici come quello che oggi ricordiamo, come la Shoah, e soprattutto a diventare, ad assumere noi stessi come collettività, come comunità, gli anticorpi necessari anche a respingere dei venti nefasti che in questo momento soffiano in Europa e nel mondo e contro cui dobbiamo assolutamente combattere. Quest'anno è l'anno in cui una nuova pietra d'inciampo nasce nella città di Napoli, nel quartiere Vomero, dedicata ad una vittima dell'Olocausto di quel quartiere, De Simone, e quest'anno è anche l'anno in cui con Sua Eccellenza il Prefetto diamo dei riconoscimenti a quelli che sono i sopravvissuti del nostro territorio dell'Olocausto, degli eredi importanti e speciali al quale deve andare in modo simbolico il forte abbraccio di tutta la comunità e soprattutto quel senso non di solitudine ma di profondo riconoscimento per una testimonianza molto dolorosa ma vitale per il nostro presente. La crisi di governo è stata ufficializzata con le dimissioni del Premier Giuseppe Conte, salito ieri al Colle, e del suo esecutivo. E nel pomeriggio di oggi si è dato il via alla consueta prassi costituzionale. Un passaggio per cui il Presidente della Repubblica ha convocato gli ex presidenti, presidenti di Camera e Senato, che vengono sentiti anche in caso di scioglimento delle Camere, i presidenti dei gruppi parlamentari e i rappresentanti delle coalizioni di schieramento. Per quanto concerne il calendario istituzionale, si comincia ovviamente con le alte cariche dello Stato. Alle 17 la Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alle 18 invece è stata la volta di Roberto Fico, Presidente della Camera. Per i gruppi politici la ratio seguita è dal più piccolo al più grande.
A tal proposito ha parlato anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Andremo al Quirinale senza alcun pregiudizio, dichiara. Per noi la priorità è aiutare i cittadini ad uscire da questa difficile situazione, non soltanto per quanto riguarda il lato economico. Lo spreco dei soldi del Recovery Fund, la perdita di tempo sui vaccini, ritardare il rientro degli studenti a scuola e vivere di sussidi sarebbero tutti errori ancora imperdonabili. Noi non ci stiamo. Parliamo anche della situazione Covid in Italia. Oggi si registrano 15.204 nuovi casi e 467 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 10.593 con 541 vittime. Lo conferma il bollettino odierno dell'Unità di Crisi Nazionale della Protezione Civile. Sono 293.770 test per Covid molecolari antigenici effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri erano stati invece 257.034. Il tasso di positività è del 5,17%, ieri era del 4,1%, quindi in aumento di oltre l'1,1%. Parliamo anche della Campania. È arrivato in anticipo il bollettino odierno dei contagi Covid diffuso dall'Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale. I positivi del giorno sono 1.178, di cui 84 casi identificati da test antigenici rapidi, di cui asintomatici 1.037 e sintomatici 57. I tamponi del giorno sono 15.933, di cui 1.656 antigenici, per un totale positivi di 216.930 ed un totale tamponi pari a quasi 2,5 milioni. I deceduti sono invece 26, 9 nelle ultime 48 ore e 17 deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri per un totale di 3.669. I guariti invece sono 1.390 per un totale di 150.266. Ricordiamo anche come ogni giorno il report dei posti letto su base regionale. Quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, occupati 107, posti letto di degenza disponibili tra offerta pubblica e privata 3.160, quelli occupati 1.447. Nasce intanto il Consorzio Italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione del virus di Covid, che permetterà di studiare le varianti del coronavirus e monitorare la risposta immunitaria anche di tutte le vaccinazioni. L'iniziativa è stata presentata nella conferenza stampa di oggi organizzata dal Ministero della Salute. Questa è solo una delle prime pandemie che vedremo, perché dal mondo animale arriveranno altre pandemie. Non possiamo perdere questa occasione, ha affermato il Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Giorgio Palù. Il Paese prosegue, si deve adeguare, deve avere una capacità di fuoco maggiore di sequenziare il virus a fronte delle sue varianti e capacità di monitoraggio anche ai fini di misure di contenimento. Già il 28 gennaio il Ministero della Salute ha emanato una circolare e l'Istituto Superiore di Sanità ha iniziato la sorveglianza delle varianti. Sta per essere emanata quindi una nuova circolare, conclude, che dovrebbe dare dettagli maggiori sul da farsi. Caos oggi a Napoli presso il liceo Gian Battista Vico. L'occupazione arriva a pochi giorni dal rientro in aula per le scuole superiori fissato per il 1° febbraio a seguito di una pronuncia del TAR della Campania. Gli studenti prima di occupare si sono sottoposti al tampone rapido e assicurano che utilizzeranno il più possibile gli spazi aperti anche nei prossimi giorni rispettando le norme anti-Covid. Durante l'occupazione chi vorrà potrà continuare a seguire le lezioni in DAD, mentre nel pomeriggio si sono tenuti dibattiti e assemblee. Per un rientro in sicurezza gli studenti chiedono presidi medico-sanitari all'interno delle scuole e ricevere i tamponi nasofaringei regolarmente per monitorare l'andamento dei contagi all'interno dell'istituto. I ragazzi inoltre sottolineano che stanno occupando un istituto vuoto poiché dopo 111 giorni in Campania le scuole continuano ad essere chiuse e denunciano così che rientro in classe come proposto non garantiscono effettiva sicurezza, ma al contrario non fa altro che mancare di rispetto alle comunità scolastiche e delegano alle singole amministrazioni scolastiche le responsabilità che sarebbero dovute essere invece statali.
Anche l'ASL di Caserta, come ogni giorno, ha diramato il bollettino di aggiornamento pandemico sul territorio locale. Nell'ultima pubblicazione, nuova risalita dei contagi con 150 persone positive al tampone, a cui si aggiungono 83 guariti e 9 decessi. I test processati sono stati 2.245 per un tasso di incidenza del 6,6%, in aumento rispetto alle 24 ore precedenti. In cima per numero di contagi Maddaloni con 267, seguita da Caserta con 154 e Mondragone con 152. È durata 24 minuti la trattativa tra il tenente colonnello Salvatore Sferlazza e il ricercato Francesco Cirillo, affiliato al clan de Casalesi e condannato a 30 anni di reclusione per l'omicidio dell'imprenditore Domenico Noviello, che si era ribellato alla camorra. L'ufficiale ha contrattato questa mattina con l'uomo fuggito sul tetto dell'abitazione tra Cerra e Caivano, dove è stato scovato dai militari dell'arma e dagli agenti della Polizia di Stato di Caserta. Gli investigatori non escludono che Cirillo stesse per scappare all'estero. In casa infatti è stata trovata una carta d'identità valida per l'espatrio e soprattutto 4 cellulari. Le indagini intanto proseguono per identificare e valutare eventuali responsabilità in relazione al reato di favoreggiamento. Parliamo come di consueto anche di sport. Vigilia di Coppa Italia, domani per il Napoli. Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, l'avversario dei partenopei, ha parlato alla stampa. La vincitrice dell'incontro affronterà in semifinale una tra Atalanta e Lazio. Essere approdata ai quarti di finale dichiara un motivo di orgoglio e soddisfazione. Affronteremo infatti il Napoli, una squadra fortissima che in campionato, nonostante ci abbia messo in difficoltà, siamo però riusciti a battere. I partenopei sono una delle formazioni più forti d'Italia. Noi vogliamo onorare l'impegno e ben figurare, cercando di proporre ancora una volta il nostro calcio. Domenica ci attende inoltre una gara importante con l'Udinese, quindi faremo delle scelte per poter schierare in entrambe le gare delle formazioni competitive. Abbiamo qualche infortunio, come quello di Nzola, ma ho fiducia nei ragazzi a mia disposizione. Gli uomini di Gattuso vorranno riscattarsi dopo il KO in campionato contro il Verona, pertanto sono sicuro che li troveremo ancora più agguerriti del solito e noi, conclude, dovremo cercare di dare ancora una volta il massimo, proprio come abbiamo sempre fatto. Parliamo anche di Serie C, Girone C. La casertana non si ferma più e vince anche al Menti di Castellammare per 2-0 nel derby con la Juve Stabia. Recupero della 17ª giornata di Lega Pro, Girone C. A decidere il match le reti di Turchetta e del solito bomber Castaldo. Dopo un primo tempo combattuto e giocato a ritmi alti con due parate provvidenziali da parte del portiere dei Falchetti, Avella, i rossoblù trovano la rete del vantaggio allo scadere grazie proprio a Turchetta con un bel gol di destro che supera Tomei. Nella ripresa le Vespe tentano la reazione ma la casertana resiste e chiude il match nel primo minuto di recupero con il solito Luigi Castaldo. Successo vitale quindi per i ragazzi di Mister Guidi, quarto di fila. I Falchetti salgono a quota 24 in classifica e scavalcano proprio la Juve Stabia. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata e vi do appuntamento a domani mattina, come di consueto, ore 6:55, con la rassegna stampa di Teleprima. Buona serata.